a 29 Fano e Carrarese, a 28 Rondinella e Trento, a 27 Rimini, a 26 il Varese, a 25 il Pavia e a 15 la Sanremese. Il Piacenza continua a tenere il passo delle due squadre che la precedono in classifica in una giornata che sulla carta non le era favorevole. Il Piacenza è passato alla grande a Pavia con un punteggio che non esprime nemmeno bene il divario tra le due formazioni in campo, un 2-0 del tutto tranquillo per il Piacenza che ha dominato la partita, ha fatto il suo risultato nel primo tempo e nel secondo tempo si è limitato a controllare senza nessuna difficoltà la formazione allenata da Cai e Cella. Vi dicevamo che doveva essere una giornata difficile per il Piacenza perché il Pavia aveva assolutamente bisogno di punti, mentre invece sulla carta erano abbastanza agevoli gli impegni casalinghi di Parma e di Modena. Invece così non è stato, il Piacenza se l'è cavata abbastanza facilmente per 2-0 sul Pavia e il Modena per vincere in casa con il Prato è dovuto ricorrere a un autogol di Benedetti del Prato a 4 minuti dalla fine, perché a 4 minuti dalla fine il Modena era ancora sullo 0-0 in casa con il Prato e dobbiamo dire che la formazione gialloblu, la formazione canarina quest'anno è senz'altro aiutata dalla dea bendata, perché fra autogol, gol segnati all'ultimo minuto a tempo scaduto e con i calci di rigore ha fatto sulle diverse partite. Il Parma invece non ha avuto soverchi problemi con l'Ancona vincendo 2-1 e quindi con 4 punti di vantaggio sul Piacenza a 2 domeniche dalla fine per i crociati non dovrebbero esserci problemi, tenendo presente anche che la formazione allenata da Sacchi nell'ultima partita di campionato incontrerà in casa l'ultima in classifica. Comunque prima di fare un quadro della giornata, di vedere che cosa si aspetta nelle ultime due domeniche, parliamo un attimo della partita giocata dalla formazione biancorossa oggi a Pavia. Vi dicevamo una partita perfetta, quella del Piacenza, sia dal punto di vista prettamente tattico che dal punto di vista prettamente agonistico. Si è giocato in un caldo, una giornata molto calda, un caldo tremendo, e la formazione biancorossa ha retto molto bene anche dal punto di vista fisico, terminando in crescendo la partita. Pubblico delle grandi occasioni allo stadio di Pavia con molto tifo e una larga rappresentanza di tifosi giunti da Piacenza. La formazione biancorossa ha subito preso in mano le redini della partita, nel Pavia inoltre proprio in preriscaldamento si era infortunato il libero Nardi che non ha potuto giocare, quindi stravolto un po' la formazione con il centrocampista Samaden alle spalle dei difensori e con l'innesto di Picasso. Al 24esimo il primo gol, un'azione propiziata da Madonna che il portiere Pelosin sulla respinta era rapidissimo Simonetta ad insaccare, quindi di Simonetta al 24esimo. Cercava Pavia, ma Piacenza controllava bene, c'era solo un brivido su un calcio di punizione di seconda in area concesso dall'arbitro Quartuccio di Torre Annunziata per intervento gamba tesa di Nardecchia, ma proprio Nardecchia sulla linea riusciva a respingere. E al 37esimo c'era il raddoppio in contropiede di Piacenza, ancora con Simonetta che, ben lanciato da De Gradi, superava il portiere del Pavia, Pelosini. E su questo gol di Simonetta praticamente si concludeva la partita, perché il Pavia non aveva più la forza di rimontare sovracchiato tecnicamente dalla Piacenza che controllava agevolmente gli spazi a sua disposizione e portava a casa questa importante vittoria anche riuscendo ad evitare il trabocchetto del nervosismo che invece faceva una vittima nel Pavia con l'espulsione al 40esimo minuto di Capitan Pozzi. I tifosi per l'ultimo impegno casalingo, quello di domenica prossima, giocherà a Piacenza quella Virescit che ha nelle sue file molti ex, quella Virescit che ci ha sconfitto nel girone d'andata col punteggio di 3-2, quella Virescit però che se si leva l'exploit di oggi a Ferrara fuori casa non ha mai raccolto molto, comunque sarà una partita molto difficile, una partita da affrontare con la massima concentrazione, una partita da vincere e poi dopo, una volta vinta, si aspetteranno i risultati dagli altri campi. Bene. Con Giancarlo Cella, allenatore del Pavia, analizziamo questa partita con il Piacenza che consente alla formazione biancorossa di continuare a sperare e che purtroppo affossa ulteriormente le speranze del suo Pavia. Ecco, una sua analisi di questa partita che tutto sommato il Piacenza mi sembra in campo ha meritato di vincere. Ecco, mi pare di averlo detto anche ai suoi colleghi, contro il Piacenza di oggi il Pavia attuale aveva ben poco da sperare. Almeno questo è il giudizio finale, perché praticamente chiaramente all'inizio ci credevamo anche, invece il campo ha dimostrato che tra noi e Piacenza c'è la differenza che c'è in classifica. Non siamo stati capaci perché non avevamo la forza di reagire, loro meritavano di andare in gol, ci sono andati forse per qualche nostra ingenuità,
ciò non toglie niente, la Piacenza si è meritato di vincere, ha vinto bene, Pavia, i ragazzi hanno dato tutto, purtroppo non è bastato, tutto quello che avevano da dare oggi. Ecco, mi sembra che tatticamente la partita si sia decisa nel primo tempo, quando la formazione biancorossa è riuscita ad assumere il predominio del centrocampo con un degradi davvero in gran forma oggi. Sì, chiaramente qualche uomo di loro ha fatto la differenza, è inutile negarlo, insomma il tasso tecnico, l'avevo detto anche in previsione della partita, era nettamente a loro favore e sul campo è successo questo. Adesso in queste ultime due giornate, almeno per quanto riguarda le zone alte, possiamo dire che il piacentinissimo Cella farà il tifo nelle zone alte, per quanto riguarda la lotta per la Serie B per il Piacenza. Ma io, a parte il fatto che penso soltanto a Pavia, al di là di quello avevo già detto che il Piacenza si meriterebbe la Serie B, soprattutto oltre per quello che ha fatto quest'anno, anche per quello che ha fatto l'anno scorso. Il fatto di ripetersi due anni di seguito a certi livelli sono sinonimo di garanzia di una società ben messa, di una squadra altrettanto ben messa e ben guidata. Tittarota, oggi un Piacenza bravo quanto sfortunato, ha giocato una splendida partita, ha battuto il Pavia, al 90° purtroppo è rimbalzata da Modena questa notizia del vantaggio del Modena contro il Prato. Questo però non toglie niente alla stupenda prova della sua squadra, che le chiedo di commentare. Beh, certo, noi l'abbiamo già detto, noi facciamo i nostri dei risultati, non è finito il campionato, domenica loro vanno fuori e noi giochiamo in casa, quindi il vantaggio che loro avevano oggi, anche se poi c'era questo risultato che poteva essere clamoroso, certo se veniva era meglio, però non pensavamo oggi noi di guadagnare i punti, per noi oggi era più difficile che per loro, secondo noi, quindi l'importante è questo, che la squadra si è visto in che condizione è, come finisce la partita, con grande determinazione, sa quello che vuole, noi pensiamo domenica e la prossima, domenica, di giocarcele sempre così e poi vediamo come va, noi le tentiamo tutte. Ecco, nel primo tempo la svolta della partita, tatticamente il Piacenza, come lo stesso allenatore Cella ha riconosciuto, in pratica ha assunto una supremazia territoriale costante ed è riuscito con l'1-2 di Simonetta a chiudere la gara. Beh sì, non andavamo allo sbaraglio, volevamo avere un dispositivo molto solido, molto quadrato, ma che spingeva con grande continuità, non potevamo lasciare spazi a loro perché sapevamo che loro giocavano per vincere, anche se sapevano anche i rischi che correvano. Avevamo un imperativo di sfruttare l'occasione che ci capitava, cioè di cercare di creare l'occasione e sfruttarla, perché allora si giocava poi in vantaggio, pensando al caldo, pensando a loro che ci dovevano attaccare, quindi scoprirsi ancora di più, e questo è avvenuto e al momento giusto, fortunatamente direi, perché in tutte le cose ci vuole un po' di fortuna, abbiamo raddoppiato e da lì la partita ha preso naturalmente una piega che per loro purtroppo diventava impossibile da recuperare, anche perché la nostra condizione in questo momento è molto buona.